Camera approva. Siamo all'articolo 6 bis. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ermini. Sì, la ringrazio signor Presidente per confermare il voto favorevole del Partito Democratico a questo articolo. Vorrei sottolineare, perché ho ascoltato con attenzione il dibattito, qui noi stiamo parlando dell'articolo 612 del Codice Penale, stiamo parlando di atti persecutori, stiamo parlando della norma inserita nel 2009 col decreto legge Carfagna. Ed è questa fattispecie che oggi andiamo ad inserire, anzi questa circostanza aggravante che andiamo ad inserire, non è altro che una specificazione di alcuni tipi di condotte che sono sorte naturalmente nel corso degli anni e che hanno trovato la necessità di essere in qualche modo codificati nella nostra normativa. Quindi non si parla né di politica, né di idee, né di altro tipo di argomento. Qui si parla esclusivamente di atti persecutori. E la circostanza aggravante fa riferimento a quelli. Tant'è che se noi prendiamo letteralmente il testo, noi vediamo che la circostanza dice, dopo avere confermato che c'è un aumento di pena qui da 1 a 6 anni, perché viene indicato specificatamente che se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, successivamente si dice che la stessa pena si applica se il fatto è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione di persone, eccetera, eccetera, oppure mediante la diffusione, la divulgazione di testi, eccetera, eccetera, anche se detenuti o comunque detenuti. Questo tipo di specificazioni è venuta fuori anche